Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Inchogamer 89. Siamo tornati in questo capolavoro di gioco, Resident Evil 2. Allora, vi dico già da subito che ho fatto un salvataggio qua perché ho dei problemi con l'emulatore. Ho preso anche delle munizioni per la pistola, ho cambiato emulatore. Adesso addirittura ho messo in 1920, cioè in Full HD, perché praticamente io entravo in questa stanza e l'emulatore si bloccava. Comunque signori, mi raccomando, anche se ancora metteranno i non mi piace, a noi non ce ne frega niente. Questa serie andrà avanti, mi raccomando, quindi tanti pollicioni in su, mi raccomando. Allora, incrociamo le dita e speriamo che questo dialogo vada avanti, anche perché è un dialogo spettacolare. E sinceramente, questo ragazzo qua per terra, da piccolo mi ci ero affezionato da morire. Mi faceva una tenerezza, che poi tra l'altro così si vede pure bene, meglio di prima. Leon. Eh sì, sono io. Poi è dolcissimo lui. It looks like your party has been canceled. Cioè, capito? Cioè, lui pensa che la festa mia è stata. Dai, ti prego, vai. About 2 months ago. Sì, cazzo! There was this incident. Andate avanti. Involving zombies. Ok. In a mansion located in the outskirts of this city. Mamma mia, Chris ragazzi. And the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. Sta Umbrella. They risked their lives to reveal the truth. Sì. But no one believed them. Tranquillo, io ci credo. Not long after that, all this started to happen. Le smorfie di dolore. Just rescue the survivors in the other rooms. Stai tranquillo, ci penso Here, io. Take this key card. Grazie, you should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But vado. Just go. Oh, stai calmo però, eh? Fine. But calmo. I'm coming back for you. Just hold on. E do cazzo va lì? Non me lo vedi che sta mezzo accriccato, poraccio? Comunque, signori, tra l'altro c'è stato un commento che mi ha fatto morire dalle risate. Un commento vostro. Come ha fatto? Vabbè. Intanto fammi te fa. Dico, c'è stato un commento che mi ha fatto morire. Fa, ma perché tutti questi ragazzini che dicono che sto gioco c'è una grafica brutta? Ma ci stanno i pixel, ci stanno i zombie. E tipo se state a giocare a Minecraft. E io vi giuro, mi avete fatto morire dalle risate. Giuro, cioè, dei commenti assurdi. E certo voglio utilizzare la scheda blu. Dai. Oh, eccolo. Sapevo senta. Eccole. Grazie mille, gentilissimo. Andiamo, 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 andiamo. Ok, per davvero. Adesso praticamente sto utilizzando EPSX 190, cioè 1.90. Prima stavo utilizzando l'1.70. E sembrerebbe, incrociamo le dita, che vada meglio. Mamma mia, raga. Io qua mi ricordo qualche cosa. Mamma mia. Ok, intanto leggiamoci. Allora, memoria della polizia. Con la presente si vuole informare a tutti che non ce ne frega un cacchio. Esci, per chi vuole se li legge. Io non mi sono mai letto niente, perché tanto sti giochi qua, al contrario dei giochi di oggi, proprio nel gioco ti fanno capire la storia, non nei documenti, nelle cose, eccetera, eccetera, eccetera. Oddio, io lo slow. Allora, sto coltello non è cattiveria. Io col coltello non ci ho mai fatto niente, giuro, mai. Tanto ogni tanto devo salvare, perché sennò diventa un problema. Io qua da ragazzino me ci chiudevo, andavo avanti e indietro, ragazzi. E che non me lo ricordo. Però scusami, io ce l'ho il fucile a pompa, no? Fammelo, madonna, guarda che sleppa dei poligoni e acciaio. Mamma mia, che sleppe, signori. Bellissimo. Con calma, Leon. Comunque, ragazzi, ma guardate che si vede fottutamente meglio 1920, eh. Guarda, c'è il naso proprio a punta, ce l'ha. È proprio fatto bene, si vedono proprio i poligoni. No, anzi, devo dire con calma, io qua me la prendo sempre con calma, perché c'ha delle scarpe che sono delle ciabatte. Però è bellissimo, perché io adesso lo prendo un po' in giro sto gioco, ma tanto i ragazzi che conoscono sto gioco, che lo sanno apprezzare come me, diranno le stesse cose, solamente che ci stiamo divertendo a sto gioco, che è fantastico, ragazzi. Madonna mia, ma ok, vuoi entrare per aprire e scrivere per cenare? Non può essere attivo perché il capo è tagliato, è vero, quel maledetto capo del cazzo. Che dice qua? Che dice? Gli manca la testa. Sembra sia stata staccata. Leon non è cattiveria. È normale che gli sia stata staccata. Non è che uno la perde così. Comunque andiamo avanti. Madonna, ragazzi. Guardate che puzza di sangue. Uno dice: se quasi quasi vado qua, che me fa?
È inciso il simbolo delle picche. Ah sì, perché sono le chiavi, no? Mamma mia, Leon. Oh, una cazzina incredibile. Mamma mia. Che cazzina. Che linguaccione. Mamma mia, vieni qua, bello de casa. Vieni, vieni, vai, avanza, dai, avanza, dai. Se c'è coraggio, avanza, dai, dai, avanza, dai. Dai, se c'è coraggio, dai, dai, avanza, dai. Oh, parati, avanzali, morta. Oh, aia. Oh, terza, eh. Oh, terza, terza più, eh. Terza più, eh. Bravo, Leon, bravo. Bravo, Leon. Mamma mia, oh. Stronzo. Non droppi niente, eh. Non droppi niente. Oh, sì, signori. Ma vedete quanto sono eccitato a giocare a sto gioco? Ma porca puttana, ragazzi. Mamma mia, quanto sono eccitato. Vi giuro non l'ho mai finito. Vi giuro non l'ho mai finito, mai. Con calma, eh. Con calma, che qua me la voglio prendere con molta calma. Dai, Leon. Dai, Leon. Io voglio i vestiti di Leon. C'ho una felpa, tra l'altro, fermi. C'ho una felpa. Ve la faccio vedere in un vlog. Me la son comprata, non mi sta. Che palle, voglio dire solo questo. Che palle, con scritto RPD avanti, lo stesso simbolo che c'ha Leon sulla spalla, e dietro ho scritto Stars, qualcosa del genere. Ah, già ci fa entrare qua dentro. Questa qua, vabbè, io non ve voglio da spoiler. Vabbè, che spoiler, ma dai, Gesù. Oddio, chi magari se lo sta a vedere per la prima volta potrebbe essere anche spoiler, quindi evito. Perché magari qualche ragazzetto ci si è messo a guardasse sto gioco, ma magari. Le faccio così, così almeno qualcuno, se si vuole vedere, si vede, perché non me va. Non ho fatto su The Last of Us, non l'ho visti. Pensa se mi vedo su Resident Evil. Mamma mia, a me quel coso. Boom! Mette una paura, penso a voi. Qua in giro ci dovrebbero sta delle munizioni. Cosa che tra l'altro non c'è. Ok, sei un po' stronzo, gioco. Perché qua ci sarà un bel da farsi, esatto. Vedete qua, è un cammino. Sopra è attaccato un dipinto ad olio. E un sacrificio al fuoco dell'inferno. Cioè praticamente, vabbè, ok. Che poi uno dice, sai, ci butto la mano dentro, esce fuori uguale. Ma ci sta, ci sta, ci sta. Fatemi vedere qua a sinistra. No, non ci sta niente. Va bene, usciamo. Va bene, usciamo. Comunque questa alta definizione. No, a parte scherzi, muoio. Sapete, prendo un giro, faccio, mi diverto con voi. Ma effettivamente aver aumentato la risoluzione ha aiutato parecchio a sto gioco, secondo me. Ci sta, eh. Ma sentite l'atmosfera. Ma la sentite l'atmosfera che c'era una volta? Oh, guarda, gente tutta storta. Questo lo fa. Dai, via, 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 mortacci tua. Una mucca, che era chiaramente una mucca. Aspetta, aspetta, ho bisogno di te. Ho bisogno di te. Madonna, è rimasto solo metà busto. È rimasto solo metà busto. Guarda, guarda. Dacci tu, però ancora cammini, eh. Sei tosto, eh. Li voglio far fuori tutti questi. Dai. Dai, signorina. Oh. Bellissimo. Ma che guarda, ma lo so. Ma lo so, t'ho detto che lo so, lo so. Combiniamo, dai. Allora, prima voglio vedere se dovevo andarmene per... Io vedete, adesso non mi ricordo, perché so che là c'è la sala, quella là delle fotografie, no? Però, ah, c'è scritto il simbolo dei quadri, mi sembra, d'aver letto. Gille, praticamente, quando è arrivata il giorno dopo, cioè no, il giorno dopo, il gioco dopo, si è ritrovata già tutte le porte aperte, perché comunque Leon se ne ha fatto un gran culo. Dai, è così, Leon. Allora, queste due le combiniamo. Eh sì, voglio combinare le erbe. Ce la fa. Quel trito del basilico. Ma proprio a arbacio, guarda. Sentite che atmosfera. Madonna mia. Qua, le grandi armi. È chiusa, serve una chiave speciale. È chiusa, serve una chiave speciale. Va bene. Però è alquanto ingiusto. Allora, là c'è un documento. Che poi peccato che i documenti in realtà non servono a niente, tra virgolette. A meno che non entrate di più nel dettaglio, no? Eccolo qua, questo mi serve. Bene così, bene bene. Io direi di salvare. Io direi di salvare, assolutamente salviamo.
Non voglio sovrascrivere. Non voglio sovrascrivere perché ho paura di fare danni. È meglio tenersi un pochino più larghi su ste cose, tra l'altro. Vabbè, ma 2 ore però. Abbiamo capito che è la camera oscura, eccetera, eccetera, eccetera. Intanto... Ok, salvo. Qui io mi terrei tutto, sinceramente. No, il fucile. Il fucile me lo posso togliere. È inutile portarsi dietro robe, signori. È inutile. Ah, tra l'altro mi sono comprato Resident Evil 2. A Romix. Me lo sono comprato, sti cazzi. Ci ho speso 40 euro. O 35, non mi ricordo mica. Qui si possono sviluppare delle foto, ma... Che poi non ho mai capito sta sala in realtà a che cosa serve precisamente. Mai... Cioè, sì... Oltre al salvataggio, ma proprio la sala delle foto, no? Non ho mai capito a che serve. Tanto qua l'abbiamo fatti fuori, quindi sti gran cacchi. Che poi... No, andiamo passo passo, non voglio di niente. Dacci vostra, senti che... Senti che colonne sonore tutte un po' così strizzate. Madonna, sto pezzo quanto ci ho rosicato da piccolo. Allora, qui... Il pomello gira, ma la porta non si muove. Sembra essere chiusa dall'altra parte. Però vedete che è rotta sotto. È rotta. Si è rotta. Ma intanto su quella cornice c'è scritto qualcosa. Il re del sole e il re della luna. Solo il loro sguardo potrà liberare la mia anima. Ah, quindi poi mi abbassi. Ah, ok. Ma quindi mi stai dicendo che queste qua, io da piccolo, giuro, non riuscivo a fare niente. Perché... Si è rotto, non cammina. Ah, dicevo, non cammina più. Dai, così. Sempre più calma, con calma. Dai. Ma penso che questo vada qui. Giusto? Ok, qua forse abbiamo fatti i danni, ma non lo so mica. Aspetta, no, mi conviene... Come mi conviene muoverlo questo qua? No, è uguale. Che poi, tra l'altro, poi da piccoletto sbagliavo. Li appiccicavo addosso al muro e non sapevo più come toglierli. Quanto rosicavo, raga, dovevo uscire dalle porte, rientravo e fare setta il livello. Dai, lì non è che sei il più figo di tutti quanti, altro che... vedi, per esempio, qua o mandavo troppo giù, no? Che poi, vabbè. Dai. Basta così. No, non fa mosse strane, Leon. Dai, Leon. Oh, è giusto. Gli è preso un colpo, l'ha lasciata. Perfetto. Sta gemma mica mi ricordo dove l'avevo piazzata, raga. Non mi ricordo. Ah, forse la fontana. Forse la fontana. Potrebbe essere. Però mannaggia, qua c'è star Nemesis. Mamma mia, Nemesis. Oh. Nemesis. Qua sento persone. I grandi poliziotti, bellissimo. I grandi poliziotti. Chiaramente li faccio tutti fuori. Me ne frega niente. Dai, Gesù, così. Quanto cazzo siete resistenti, però, poliziotti? Dai. Che poi, comunque, io non capisco. Con tutte le armi che ci avete, ma come avete fatto a diventare zombie? Ma mannaggia la miseria. E dove sono le vostre armi, tra l'altro? Ah, quello perde sangue. Questo perde sangue. Tu sei stronzo. Vuoi inculare a me? Ma davvero vuoi inculare a me? Peccato che non droppano niente, sti zombie. Peccato. Peccato, perché poi stanno facendo anche dei remake su sto gioco, però come originale. È chiuso sotto il buco della serratura e inciso il simbolo del pick. Praticamente, come avete capito, sicuramente ci serviranno delle chiavi un po' particolari. E qua ci hanno cose un po' strane. Facciamo F1, salviamo. Non si sa mai. Che poi tra l'altro un po' tra po' salviamo. E chiudiamo l'appuntamento, a meno che... non ci sia qualcosa di impressionante. Signori, la chiudiamo qua come l'ho chiusa a Resident Evil Nemesis. Perché qua precisamente l'ho chiusa anche l'altra tempo fa la serie. Signori, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, pollice in su, commentate, condividete. Al prossimo appuntamento col vostro Ricciacamero 89. Ciao!